Ciao a tutti e bentornati su Quadricottero News. Oggi proviamo una funzione di Osmo Mobile 2, e cioè la funzionalità Active Tracking, che è molto simile a quella presente sui droni DJI. Per attivarla bisogna premere sull'iconcina dell'esposizione automatica, quella gialla, che a quel punto diventerà verde, e poi bisogna disegnare un rettangolino intorno al soggetto da seguire. Una volta che l'ha tracciato, il quadratino diventa verde e il soggetto, muovendosi, fa sì che l'Osmo lo segua in movimento. Ovviamente bisogna camminare, bisogna muoversi non troppo velocemente, altrimenti perde il tracking. In questo caso abbiamo usato la camera principale dello smartphone, cioè quella posteriore, però si può utilizzare anche con la camera, diciamo, frontale, in modo che ci si può autoriprendere e fare in modo che lo Osmo Mobile 2 insegua la propria immagine. È una funzionalità simpatica che può essere utile in molte occasioni. Ricordiamo che lo Osmo Mobile 2 si usa con la DJI Go, quella normale, e che costa 149 euro presso gli store ufficiali. Grazie a tutti e alla prossima con Quadricottero News.